Ritorno all'appuntamento con la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, un'opportunità per Salerno e la sua provincia di mostrare le proprie eccellenze al mondo intero. Certo, un'occasione bellissima che si ripete da tanti anni in provincia di Salerno, che non va persa. E io sono particolarmente emozionato di vivere questa edizione da presidente della provincia, anche perché appunto è, come dicevo, un'occasione straordinaria per mettere in luce sempre più il nostro patrimonio archeologico, in questo caso particolare, ma più in generale turistico, culturale, architettonico e paesaggistico. La provincia di Salerno è tra le più belle d'Italia per contesto paesaggistico. Due siti UNESCO, che sono quello della Costiera Amalfitana e quello del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con le sue aree archeologiche di Velia, appunto di Pestum, dove siamo oggi. Per cui la provincia, che negli anni passati è stata da volano per il lancio di questa Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, farà di tutto per sostenere anche moralmente sempre questa bellissima iniziativa ben organizzata dal dottore Picarelli. E non dobbiamo farci sfuggire tutte quelle che sono queste grandissime occasioni di sviluppo. Noi come provincia dobbiamo lavorare per migliorare l'offerta turistica, vuol dire far sì che le strade siano sempre più sicure, siano sempre più arredate, siano sempre più agibili. Dobbiamo fare in modo che il ciclo integrato dei rifiuti in provincia di Salerno sia sempre più regolare, perché chi viene in provincia deve trovare un paese accogliente e pulito, una provincia accogliente e pulita. Dobbiamo lavorare su quelli che sono tutti gli interventi infrastrutturali che consentono un'accessibilità maggiore. Noi ospitiamo durante tutto l'anno, per vari motivi, tantissimi turisti, milioni di turisti. Per esempio durante l'inverno ne ospitiamo tanti a Salerno città con le luci d'artista. Anche quello è un evento straordinario di promozione turistica, perché chi viene a Salerno per esempio durante l'inverno viene anche nel Parco Nazionale del Cilento, viene a visitare i siti archeologici, viene a Pestum oppure va in Costiera Amalfitana. Dunque siamo una grande provincia con grandi risorse. Da parte mia, la mia presidenza non farà assolutamente mancare il sostegno su queste straordinarie iniziative che ci pongono, come dire, all'attenzione addirittura, come in questo caso, mondiale.